Siamo riusciti a mettere su in un insegnamento che in genere era teorico, laboratorio di psicologia dello sviluppo, invece un progetto assolutamente pratico dove non si insegna nulla ma si spingono gli studenti a imparare attraverso il fare. Loro hanno messo su dei gruppi che si sono occupati di pubblicizzare varie cose con forme di pubblicità assolutamente alternative, assolutamente nuove. E questo è un grosso passo avanti nella didattica, perché non si insegna più, o bisognerebbe non insegnare più attraverso semplicemente una lezione cattedratica, ma spingendo le persone a fare, perché l'università deve uscire dalle quattro mura, deve diventare qualcosa che coinvolge anche la cittadinanza. E siamo riusciti a fare degli spot pubblicitari alternativi che hanno coinvolto sia la cittadinanza di Cassino, che quella di Sora, che quella di Atina, perché l'abbiamo riproposto in vari comuni. Il risultato è stato più che raggiunto, persone che da questa mattina si fermano, chiedono, sono curiose, sono arrivate molte chiamate anche ai vigili urbani, alla polizia, per chiedere comunque cosa fosse successo. E il nostro scopo era proprio quello di attirare l'attenzione e soprattutto di far vedere quello che siamo in grado di fare, sia come studenti ma anche futuri professionisti che hanno voglia di mettersi in gioco.